Sovrintendente, partiamo dalla notizia. È stato presentato oggi il cartellone degli eventi estivi. Di cosa si tratta? La stagione dell'estate 2023 è un progetto molto ampio di diffusione di spettacoli in tutta la città, quindi c'è sia la stagione classica, come il teatro ha sempre fatto al Teatro di Verdura e anche in altri luoghi come l'atrio della Biblioteca Comunale, ma c'è anche il grande segmento del Massimo per la città. Abbiamo dato come sottotitolo a tutta questa grande stagione Diari di viaggio, immaginando proprio i nostri viaggiatori, ma anche noi stessi che viaggiamo e che possiamo avere un riscontro, un riflesso, una risonanza di quello che siamo attraverso la musica, quindi un diario di viaggio musicale dentro la nostra città. Nello specifico cosa avete in programma? Ma tutta l'arte e tutta la parte che riguarda la tipologia e le produzioni del Teatro Massimo è rappresentata dal balletto con la presenza del coro e dell'orchestra, i concerti per orchestra, grande spazio alla musica contemporanea con i giovani compositori, con un'opera nuova che si chiamerà L'altro, grande spazio ai nostri complessi giovanili e soprattutto una innovazione importante per noi, un protocollo con l'Accademia di Santa Cecilia e i giovani complessi di Santa Cecilia che saranno con i nostri giovanissimi musicisti insieme al Teatro di Verdura. Questo teatro oggi è il vanto della città e lei si sta spendendo tanto anche perché possa attrarre non solo turisti ma anche persone consapevoli che vogliono scoprire l'arte attraverso il Teatro Massimo. Ecco, la mia domanda vuole essere generale: Palermo riparte al Teatro Massimo? Ma questa è un'idea bellissima, perché il Teatro Massimo è un grande simbolo della città di Palermo, ma anche un grandissimo simbolo della enorme tradizione culturale musicale italiana nel mondo. Il Teatro Massimo è una struttura architettonica meravigliosa e sicuramente non è solo un luogo di produzione culturale, artistica, ma è anche un luogo di aggregazione e di riflessione. In questo senso, per esempio, nella nostra stagione ritorniamo a Danisini con short opera, con Contraviata, perché il teatro è della città, il teatro è di tutti, e con questo spirito noi immaginiamo che le nostre produzioni artistiche siano non confinate dentro una stagione, ma che possono essere come una grande scacchiera e ognuno può partire da qualsiasi punto. Non solo dentro il Teatro Massimo, quindi, ma partendo anche dalla città. E in questo senso Palermo riesce ad avere nel Teatro Massimo uno dei simboli e uno dei suoi centri. Avete anche sistemato i conti, avete reso questa macchina organizzativa e amministrativa perfetta. Ma grazie per il perfetta, devo dire che è stato un grande lavoro. Io devo ringraziare veramente tutti i lavoratori e anche tutto lo staff, e il direttore esecutivo, il dottor Paolo Rizzuto, perché abbiamo fatto un lavoro un po' come si fa nella musica da camera, suonando a 4, a 6, a 8, a 10 mani, questo pianoforte complicatissimo che è il pianoforte dei conti, questa enorme tastiera. È un lavoro complesso e devo dire che grazie al comune e grazie al sindaco, che è anche il presidente della fondazione, siamo riusciti a traghettare un momento veramente difficile, in un momento difficile per tutta l'Italia. Anche il Ministero della Cultura e la Regione Siciliana ci sono stati vicini ed è stata bella questa comunanza di tutte le istituzioni, che è un po' il senso di quello che è il produrre cultura. Cioè, produciamo cultura insieme, con questa grande parola che nella musica significa suonare insieme, essere insieme, condividere insieme i percorsi. Da quando è sovrintendente, qual è la cosa che l'ha resa più orgogliosa? Ma sicuramente una delle cose che mi rende più orgogliosa è quando vedo il riflesso di quella che è la scritta nel frontone che dice del Teatro Massimo: l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita, vano delle scene il diletto ove non miri a prepararla a venire. Questa frase è bellissima, io la vedo riflessa nei nostri giovani bimbi che cantano, che suonano, la vedo riflessa quando vedo le scuole che vengono qui, che assistono a uno spettacolo anche nel palco reale, quando vedo l'avvenire, come è scritto nel frontone, che rigenera noi che siamo qui. E questo credo sia il segno più bello. Siamo in cammino, siamo in corsa, in un momento molto difficile, abbiamo la sensazione e la consapevolezza che il tempo fugge, ma la presenza di questi giovani musicisti
è la conferma che stiamo operando verso un avvenire che ci rende orgogliosi. Chiudo con una battuta. Se dovesse fare un invito ai palermitani, a chi conosce il Teatro Massimo ma magari non c'è mai entrato, cosa direbbe per convincerli a varcare quel portone? Io direi: venite, perché è la casa di tutti, perché entrando dentro il Teatro Massimo, già solo nel foyer, scoprirete che cosa significa entrare dentro un grandissimo strumento musicale. Perché entrare dentro il Teatro Massimo è un po' come entrare dentro un enorme violino, un grandissimo violoncello. E entrando dentro il teatro ci si può ascoltare. Prima che ascoltare la musica, queste risonanze ci fanno capire chi siamo.